Ciao Corer, in questo video voglio mostrarti come imposto io l'interval timer. Io adesso sono con l'iPad, ma va benissimo anche l'iPhone, di solito utilizzo l'iPhone. La prima voce è questa, Create New Timer, e clicchiamo sopra. Poi ti appare questa schermata e qui io clicco Round Timer. E qui andiamo a inserire i valori. Number of round, i numeri dei round, in questo caso 12, in genere sono sempre 12 round. Round intervals, quindi duration, sono 50 secondi. Puoi decidere di mettere il colore del background, quindi così sai che quando c'è quel colore devi fare gli esercizi. Io in genere metto sempre l'azzurro, che è il mio colore preferito. Puoi mettere la musica anche. E poi andiamo alla schermata break intervals, che sarebbe appunto quando si fa la pausa. Quindi la durata della pausa sono 10 secondi. Anche qui il colore, io metto il rosso in modo tale che so che quando c'è il rosso non mi devo allenare. E anche qui puoi mettere la musica. Dopodiché clicchiamo su start. Ed ecco la nostra schermata. Quindi ti fa vedere, vedi, round 1, 50 secondi, ti fa vedere il tempo rimanente, uno di 12 round ovviamente, e poi quando clicchiamo su start parte il... Vedete? Parte a contare. Reset, riparte da capo dal primo round. Puoi anche decidere di bloccare in modo tale che se tocchi da qualche parte non ti va a toccare il numero che hai impostato. Sbloccarlo. Oppure se fai start e ad esempio ti devi fermare per qualsiasi motivo, fai pausa e dopo devi riprendere da qui, fai resume e ricomincia da dove aveva lasciato. Back, si deve reimpostare tutto da capo. È molto semplice impostarlo, spero di esserti stata d'aiuto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!